agli abitanti dell'oceano. Cattura il terricolo. Qualcuno mi aiuti, per favore! Non riesco a respirare! Come sono riusciti a farmi questo? E perché? Temevo che li avrei serviti per sempre. All'esercito di Atlantide farebbero... Non riesco a respirare! Che cosa mi hanno fatto fare? Io sono al servizio di Re Arthur. Per il re! Qualcuno mi aiuti, per favore! Aiuto, riesco a respirare! Come sono riusciti a farmi questo? E perché? Temevo che li avrei serviti per sempre. Per la vita di tutti gli abitanti... Agli ordini, padrone. Per il re! Non riesco a respirare! Agli ordini, padrone. Aiutami! Qualcuno mi aiuti, per favore! Devi fermarli prima che trasformino come tutta la città. Come sono riusciti a farmi questo? E perché? Devi fermarli prima che trasformino tutta la città. Devi fermarli. Per il re. Per il re. Agli ordini, padrone. Aiutami. Non riesco a respirare. Qualcuno mi aiuti, per favore. Temevo che li avrei serviti per sempre. Temevo che li avrei serviti per sempre. Come sono riusciti a farmi questo? E perché? Per il re! Sapete tutti sbagliati. Sta facendo male! Qualcuno mi aiuti, per favore! Devi fermarli prima che trasformino tutta la città! Spero che gli eroi ti prendano a casa. Cattura il terricolo! Aiutami! Non riesco a respirare! All'esercito di Atlantide farebbero comodo altri schiavi terricoli. Temevo che li avrei serviti per sempre. Devi fermarli prima che trasformino tutta la città! Qualcuno mi aiuti, per favore! Credevo che Aquaman fosse un eroe. Prendere le Metropolis mentre sono di guardia! Ecco, perché non ti schiavi. Aiutami! Non riesco a respirare! Aiutami! Qualcuno mi aiuti, per favore! Maledetti uomini pesce, trafficanti di schiavi! Come sono riusciti a farmi questo? Gli Atlantean si sono sempre sentiti superiori agli abitanti della terraferma, ma Aquaman li ha sempre tenuti sotto controllo. Finché Aquaman non riemerga, dovremo gestire la situazione con la forza. Cattura il terricolo! Non riesco a respirare! Beh, non si può neanche fare una pausa? Gli Atlantidei si stanno teletrasportando nell'area di Suicide Slum tramite pozze.
Blocca l'afflusso di rinforzi e salva le vittime di questi rapimenti prima che la marea se li porti via. L'esercito di Atlantide farebbero comodo altri schiavi terribili. Assaggia la potenza di Atlantide. Estratto Atlantide. Capelli biondi e occhi azzurri. Da questi segni riconoscerai la progenie di Kordax, telepate, comandante delle creature marine e ribelle. Questo pericolo pare voglia proprio offrirsi per la trasformazione. Dalle maree, ma quel genere di potenza non è sufficiente per un'invasione di questa portata. Ci deve essere qualcosa di più potente dietro a tutto questo, di sicuro. Questi attacchi ingiustificati vanno fermati. Aquaman non risponde. Inizio a temere il peggio. Non avrebbe mai permesso questa invasione. Gli Atlantidei hanno disseminato degli artefatti magici lungo i moli per riuscire a respirare. Estratto Atlantideo. Gli Atlantidei hanno fatto a lungo uso dei cristalli del potere nelle loro magie. Cattura il terribile! Attaccherò agli ultimi di Reale. Atlantide farebbero comodo altri schiavi terribili. All'esercito di Atlantide farebbero comodo altri schiavi terribili. Che cosa mi hanno fatto fare?
Presto, sì, sarete padrone. Tutti schiavi. Attaccherò. Maledetti uomini pesce, trafficanti di schiavi. Devi dire altro. Credevo che Aquaman fosse un eroe. All'esercito di Atlantide farebbero comodo altri schiavi. Che cosa mi hanno fatto fare? Troppo tardi. Il mondo sarà presto sommerso dall'acqua, come è giusto. Grazie. Ma perché Aquaman sta creando un esercito? Agli schiavi. Nessuno mi farà diventare schiavo. Grazie. Ma perché Aquaman sta creando un esercito di schiavi? Troppo tardi. Nessuno mi farà diventare schiavo. Presto sarete tutti schiavi. Pietre Marea possiedono solo magia minore. Attingono a una fonte di magia superiore situata al di sotto del corpo. Prova questa magia e distruggila. Estratto Atlantideo. E sebbene i mari abbiano sconvolto con una tempesta, quelle pietre Marea possiedono solo magia minore. Attingono a una fonte di magia superiore situata autentico. Al di sotto del corpo. Trova questa magia e distruggila. Cattura il terricolo. Presto sarete tutti schiavi. Unirti agli schiavi. Ma perché Aquaman sta creando un esercito di schiavi? Sarà presto sommerso dall'acqua, come è giusto che sia. Marzia Menander ha decifrato alcuni pensieri atlantidei prima che lo bloccassero.
Pare che la regina Mera stia provocando questa guerra e che Aquaman le faccia da schiavo devoto. Schiavo, eh? Nessun altro pensa che la cosa sia alquanto sospetta? Ho la sensazione che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Circe. Devi fermare questa invasione alla radice. Martian Manhunter ti aspetta sotto i cantieri navali abbandonati. Forse lavorando insieme riuscirete a raggiungere Aquaman e a fargli tornare il buon senso. Posso mascherare la nostra presenza per camminare indisturbati tra loro. Io andrò avanti. Tu parla con loro e scopri i loro piani. Il rito delle maree assicurerà il nostro successo. Grazie al nostro rituale, le maree presto inghiottiranno la Terra. Gloria ad Arthur, re di Atlantide. Estratto Atlantideo. Guardati sempre dagli uomini foca delle Bitterland sotto il Polo Sud. Il nodo di pietra marea è forte. Fa dilagare il nostro potere sulla Terra. Estratto Atlantideo. Le sfere marine della Terra sono ovviamente le munizioni principali dell'esercito Atlantideo. Terrifoli, attaccateli!
Avvicinati ai nostri piedi! Questa guerra continuerà finché le atrocità che gli abitanti della superficie hanno commesso contro il mio regno non saranno vendicate! Dobbiamo liberare Aquaman dal controllo di quella mistificatrice, o il regno di Arthur invaderà la superficie. Questo è il mio regno, e non ti gradiamo qui. Abissi, badate ai miei pensieri. Il vostro re vi chiama all'attacco! Sogni d'oro, caro. Circe, questa volta hai esagerato. Libera Aquaman dal tuo incantesimo. Che cosa è successo? Dov'è? Mera! Circe, che cosa le hai fatto, strega? La tua regina è qui, grande Artù. Ma se non abdicherai il mio favore, non potrà mai più nuotare.
No! In nome di Vera, ti batterò! Nessuno può resistere alla potenza del mare! Avrete anche liberato Aquaman dal mio incantesimo. Ma io ho conseguito la vittoria nel momento stesso in cui gli Atlantidei hanno invaso il mondo della superficie. Lo squarcio che ho creato tra i vostri due popoli ha indebolito entrambi. Il danno è fatto. Devo ringraziarti. Se non fosse stato per te, solo Tritone sa cosa avrebbe portato questo inganno. Dobbiamo tornare subito ad Atlantide e rimediare ai danni provocati da Circe tra la mia gente. Aquaman è libero dai crudeli inganni di Circe. Ci vorrà del tempo prima che il suo cuore guarisca. Ma almeno non ha sulla coscienza una guerra tra mare e terra. Io sono Arthur, re dei Sette Mari, sovrano del vasto impero acquatico di Atlantide. Ma io sono un re in esilio, abbandonato dalla mia regina, rifiutato dal mio popolo per la mia alleanza con il mondo di superficie. Ma io guarirò quella frattura e porterò la pace tra la terra emersa e il mare. Miei saranno la gioia o il dolore, perché questo è il mio destino. Perché nei mari io sono il re.